Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Exit. Come potete vedere ho messo la webcam perché mi avete tipo sfarcillato troppi coglioni per rimetterla. Comunque siamo qui vicino, cioè in verità non vicino, proprio dove avevamo detto la scorsa volta. Cioè la scorsa volta eravamo tipo qua dove c'è il megafungo. Siamo qui a questo dungeon perché effettivamente mi sono avvicinato prima per vedere se c'era il naga. Ho visto che c'è, anche se l'abbiamo già ucciso negli scorsi episodi e in un altro dungeon. Ho detto vabbè dai ragazzi ci può stare di ucciderlo. Comunque allora proviamoci di arco stavolta. Come mezza challenge ragazzi perché noi siamo tipo OP. Guardate quanto cavolo è forte il nostro arco e non è nemmeno quello più forte. Perché questo qui fa danno a tutti. Mentre poi c'è quell'altro tipo che invece fa danno soltanto ai non morti. Vediamo, ok, vediamo cosa ci ha dato. Allora, prendiamo tutto. Ovviamente ci abbiamo l'inventario pieno tipo di merda. Quindi cercherò un modo per svuotarmi ragazzi. Oddio, c'è veramente tanta merda. Robe totalmente inutili. Allora, abbiamo trovato questo cuore in miniatura che ci sarà molto utile perché effettivamente con questo cuore qui possiamo appunto rigenerarci totalmente la vita. Se non sbaglio ci ridà tutti i cuori gialli ma non quelli verdi, ma alla fine sti cazzi. E poi abbiamo trovato la testa di Naga che sarebbe il trofeo, che comunque lo potremo mettere in casa insieme agli altri. Ora vedremo un pochino cosa fare, magari ditemi voi, porca puttana, sono caduto qui, come cavolo ho fatto, cosa farci, perché forse ci si può fare anche altro. Aspettate, ora controllo. Magari serve, cioè io ho visto che effettivamente forse ci si può aprire un dungeon, una roba simile. Non ne sono sicurissimo se c'è pure su questo mondo qui, ma comunque andremo ragazzi. Allora, siccome, oddio qua, raga, fermi. Qua c'è qualcosa di strano. Ragazzi, qua c'è qualcosa di strano, lo vedete benissimo anche voi. Sembrerebbe un labirinto, ma non ne sono sicurissimo. Comunque è sempre meglio andare a guardare. Quindi ragazzi ci rivedremo direttamente qui dove indico proprio col mouse. Ok ragazzi, siamo arrivati, effettivamente il dungeon quello del labirinto, labirintoso, schifosissimo. Che comunque, boh, io dico che potremmo darci anche un'occhiata, giusto così tanto per fare qualcosa ragazzi. Però intanto vorrei anche farvi capire una cosa, perché c'è comunque gente che ancora non l'ha capito. E io non, veramente non riesco a concepire ancora questa cosa qui. Allora ragazzi, c'è gente che ancora mi ha detto che non mi serviva a nulla il... Come cavolo si chiama? Il nuovo spawner che ho fatto perché... Vabbè, ma il tuo mondo è uno... Oh, un cane incazzato! Ma perché? Perché sei incazzato, zio? Comunque, c'è appunto gente che mi ha detto questa cosa qui, che tipo, oh mio Dio, qua ci sono i peggio mob che mi avvelenano, quindi stiamo attenti. Che il mob spawner non aveva senso farlo perché il mio mondo è un mob spawner vivente. E ragazzi, vi ripeto, c'avete ragione, ma guardate la mia armatura, quando trovo un mob per normale così che mi attacca, mi toglie l'armatura comunque. E non ne vale la pena, ve l'ho già detto, perché se mi dà tipo due livelli di esperienza, quei due livelli li devo usare per poi riparare l'armatura. Quindi capite insomma che è un giropesco del cavolo. Quindi la meglio è attaccare un mob che non ci possa attaccare, ovvero noi andiamo lì, gli spacchiamo il culo e lui non si può ribellare. A quel punto prendiamo la sua esperienza e lui non ci fa danno. Se non ci fa danno non dobbiamo riparare l'armatura e quindi sono molti livelli in più per noi. Vi torna questa cosa, cioè è molto facile come ragionamento ragazzi. Comunque, questo dungeon qui è lezzo, soprattutto perché è un labirinto. Quindi vabbè, i labirinti ragazzi vanno cittati, questa qui è un dato di fatto. Comunque vediamo, sì, prendiamo danno, non mi interessa. Volevo vedere se c'era qualche chest decente, ma a quanto pare mi sa di no. Perché guardate, è tutto così lezzino, uguale. Ora cerchiamo di non failare i salti perché se no... Vabbè, almeno da qua potremmo... Chissà se prendo danno così. Oddio. Sì, cazzo, raga, sono stupido! Sono stupido! Si stava consumando l'armatura. Ok, la cazzata del giorno l'ho fatta, ragazzi, l'ho fatta. Madonna, allora a questo punto non serve a nulla questo dungeon di merda. Oh, cavolo, già è vero. Devo uscire velocemente se voglio cittarmela. Ok, così. Guardate, già ora avrei preso tipo due di... Coso qua, di... Mi hanno scalato... Oddio, non so parlare, ragazzi, non so parlare. Mi hanno scalato due di armatura. E quindi, ragazzi, bisogna stare molto attenti perché effettivamente allora ogni volta che si piglia danno ci scala l'armatura e quindi bisogna veramente stare molto attenti perché se no ci ritroviamo con un'armatura distrutta. Se è chiaro, non le possiamo riparare perché abbiamo un bordello di livelli, se è chiaro. Ma... Cavolo, costa veramente tanto ripararla, quindi è meglio se ci andiamo piano. Comunque ragazzi, come al solito, quel dungeon lì è una delusione assurda. Io non saprei dove... Oddio, questo qui dovrebbe essere un albero normale. Allora, ragazzi, io vorrei esplorare, perché comunque mi avete detto che ci sono altri mob, lo sapevo già, non continuate a scrivere nei commenti, io so che ci sono altri mob, ragazzi. C'è ancora il Lich da uccidere, che è abbastanza forte, si trova in un castello, e poi un ragno che si trova in una foresta oscura. Intanto non so se la mappa è buggata o tipo li pigliano gli infarti, che diventa scura all'improvviso. E quindi ragazzi, allora io so che ci sono altri due boss, ovvero il Lich e il ragno gigante. Ditemi voi se ne sapete che ce ne sono altri, perché io sinceramente non me lo ricordo.
Perché se non sbaglio i boss della Twilight sono 4. Quindi magari fatemelo sapere voi con un commento. E comunque, boh, ripeto, appena trovo qualcosa di interessante ve lo faccio subito vedere. Allora, raga, potrebbe essere una cazzata, però non lo so. Ho trovato questo aggeggio qui, che ho provato anche a scavare un blocco così, e effettivamente sotto non c'è nulla, quindi non saprei cosa sia di preciso. Però, guardate, sembra indichi da questa parte, e effettivamente da questa parte qui c'è qualcosa di strano, magari una cazzata, magari una roba che spawna a caso nella Twilight, non saprei, ragazzi. Però, boh, secondo me indica qualcosa. Non ne sono sicurissimo, ragazzi, ma effettivamente, aprendo la mappa, ho visto effettivamente che c'era un coso qua scuro, un bioma che effettivamente non abbiamo mai esplorato. Quindi magari, anche se non c'è nulla su quel bioma lì, potrebbe comunque essere interessante da vedere, perché, ripeto, non si è mai visto nella Twilight, almeno io non l'ho mai visto. Poi magari voi l'avete visto da altri youtuber, questo non ve lo so dire, ragazzi, perché, oh mio Dio, intanto, perché sta laggando? Perché? Ma andava perfetto fino a 3 secondi fa, ora lagga, vabbè, mi sembra giusto. Comunque, allora, no, raga, sapete cosa mi ricorda questo qui? Mi ricorda quello che stava al centro. Ah, raga, ma qua ci sono alberi. Ma che cazzo? Questi sono alberi, sono il chiome degli alberi queste qua. Che è un bioma stranissimo. Ma che sia la foresta quella dove c'è il ragno. Raga, io non lo so, non lo so, ditemelo voi. Perché questa qui effettivamente è una foresta fitta. E non capisco se è un bioma o un dungeon. Ma cavolo, è enorme, quindi non penso sia un dungeon. Penso a questo punto sia un bioma. Figo, figo. Tanto, sì, tira le gatte, ragazzi, non... Raga, fa il fumo. Fa il fumo. No, sì, ok, ok, me la ricordo. È la foresta. È la foresta quella lì dove ci si trova il ragno gigante, ragazzi. Io però... cittata merda. Vaffanculo, fanculo, cittata. Ragazzi, siamo di un culo della madonna ad averci portato le pozioni dietro. Perché c'è, praticamente ci dà cecità, non mi ricordo se si chiama così in italiano. Però, vabbè, so più l'inglese che l'italiano, manca poco. Comunque, sì, dovrebbe essere oscurità, roba simile. E non dovremmo vedere noi a lunghe distanze. Invece no, noi possiamo vedere per il semplice fatto che ci siamo portati le pozioni dietro. Veramente, ragazzi, io l'ho portate così a scazzo dietro. Invece è stata, devo dire, una genialata, perché in più occasioni ci sono state molto utili, soprattutto in questa qua. Ora cerchiamo il boss. Il boss non so se verrà visualizzato nella mappa, perché non so se è compatibile. Infatti, come potete vedere, le galline ce le segna come galline. Però ci sono altri mob che effettivamente, come questi qui, che... Oh, eccolo, eccolo! Non era lui, non era lui, scherzavo. Però era un ragno gigante. Oh, danno, 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 cosa cazzo sei? Boh, ragazzi, questi mob qui sinceramente non l'ho mai visti io. Ma non perché non sono mai stato in questo bioma, perché comunque... Anch'io questo... questa foresta qui l'ho già vista da altri youtuber. E comunque, non ho mai visto certi mob. E quindi come cosa mi sembra abbastanza strana. E comunque, allora, in teoria se c'è il boss veramente, ci deve essere per forza, perché sennò smatto male, dovrebbe essere segnato sulla mappa. Ma non viene segnato come mob, ma viene segnato, cioè come mob e boss, ma verrà segnato come mob normale, perché appunto la minimappa non riconosce il mob come mob, appunto. Cioè lo riconosce come mob, che cazzo sto dicendo, lo riconosce come mob ma non come boss, perché effettivamente non è compatibile, perché appunto legge soltanto i mob vanilla. Come vedete, appunto, gli scheletri dice che ci sono, gli altri. Però guardate, ragazzi, si è bloccato tutto, ok? Qua c'è un qualcosa, ragazzi, qua c'è un qualcosa. Lo segna. Ragazzi, la bedrock. È così profondo? E lì c'è la cobblestone. Ma laggiù, ragazzi, c'è un boss... Oh, cazzo, no. Vabbè, meno male che l'ho sciolto. C'è un boss isolato. Cioè, non... Boh, perché dico boss? Un mob isolato? Vabbè, mi sto confondendo. Poi magari è veramente il boss. Cioè, almeno io ci spero. Dice che sta qua. Qua non c'è nulla, però. Ah, no, aspettate qua. Dice qua... Oh, cos'è? Cos'è? È questo, ragazzi, è questo! Cos'è? Mr. Wolf, è un cane trasparente. Era un fantasma. C'era un altro? Ah, no, sono i fumi. Ma non ci dà nulla di buono. Vabbè, raga, comunque, volevo anche vedere... Ok, cosa c'è qua? Perché... Oddio, ma è un dungeon. Sicuramente questo è un dungeon, ragazzi, ma non capisco se effettivamente... What? No, 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 no. Ragazzi, vedete, sarebbe ingiocabile così, veramente ingiocabile. Cavolo, questa però è l'ultima. Non devo perdere tempo, assolutamente. Magari se no ci dovremmo ritornare una prossima volta. Quindi, appunto, ragazzi, salviamoci subito il punto. Waypoint. Dov'è? Nuovo. La chiamiamo foresta. Ok, così va bene, salviamo. E così almeno, ragazzi, se finiamo le pozioni, bisogna per forza continuare. Intanto, per forza le finiremo. Cos'è sta roba qui? Sembra una scala. È una scala. Ragazzi, una scala magari porta a qualcosa. Aspettate. Cerchiamo... Non si spacca questa roba qui.
Ma dai, durissima. Sì, sì, ragazzi, questa è una scala. Cavolo, sta portando a qualcosa veramente. Ragazzi, io sono troppo curioso ora. Magari finisce nel nulla, però guardate davanti, c'è un qualcosa. Cos'è sta roba? No, raga, veramente. Ma io questa roba qui non l'ho mai vista. Però un... Ok, perfetto, si spacca tutto. Madonna, se... funziona il Tricapitator. È vero, è vero. Ma cos'è? Ragazzi. Ma... il fumo, guarda caso, qua non c'è. E sale proprio dove ci sono questi aggeggi qui. Guardate, guardate. Lì sale il fumo e va qua dentro. Qua sale il fumo e va qua dentro. E qua c'è... questa roba. Ma perché? Non c'ha senso. Ma magari è tipo una cascata che serviva appunto per salire. Ragazzi, voglio vedere cosa c'è qua sopra, assolutamente, a tutti i costi. Se riuscissi ovviamente a spaccare tutto, perché, cavolo qua, madonna, per fare una cosa così semplice ci mettiamo 30 anni. Allora, vediamo. Ah no, effettivamente qua è semplicemente spawnato un coso così random, sembrerebbe. Oh, perché non riesco a salire? Ok, c'era la roba sopra. Boh, ragazzi, effettivamente forse non era nulla, forse era qualcosa che io non comprendo. E vabbè, a questo punto scendiamo di nuovo, ragazzi. Continuiamo a esplorare qua sotto. Anche se vediamo quanto ci rimane... abbiamo un minuto di Night Vision, ragazzi, un minuto. E in un minuto potremmo trovare il boss e ucciderlo, è vero. Ma io la vedo dura a trovarlo in questo episodio, ragazzi. La vedo veramente dura. Qua intanto c'era qualcosa, sì. È un uccellino. Vabbè. Qua, che cavolo è? Che cavolo è, raga? Sì, ragazzi, è quello che pensavo. È quello che pensavo, c'è pure qua. Oh mio Dio. Segniamocelo assolutamente. Ragazzi, abbiamo trovato ciò che madonna veramente dovevamo trovare. E che io ci speravo seriamente. Allora, chiamiamolo portale. Questo qui, ragazzi, ora non mi ricordo bene cosa c'era dall'altra parte. Però è un dungeon. Qua si mettono le teste del Lich, del Naga, non so cosa sia, e del ragno. Forse il ragno, non lo so, ragazzi, cosa siano gli altri mob, non me lo ricordo. E praticamente questo portale qui si dovrebbe aprire, ragazzi. Io, forse alcuni di voi l'avranno già visto, appunto, perché come tutti, quasi tutti voi saprete, io seguo Lion e anche lui l'ha fatto nella sua serie, ha trovato questo robo qui. Anche se da lui devo dire che era molto diverso. Comunque, ragazzi, ah cavolo, purtroppo io non vedo più nulla in questo momento, quindi mi dispiace, ma non possiamo rimanere qui perché ne va della nostra vita, proprio. Quindi andiamo waypoint, portale, ragazzi. No, questo non è il portale. Raga, non mi dite che ho fatto... ah, ok, no. Ho detto, cavolo, ho nominato due volte uno stesso posto portale, magari, tipo, invece di tipo... cioè, questo qui si eliminava e andavo sempre di là. Madonna, ragazzi, avrei perso per sempre il portale, anche se effettivamente so che sto roba qui, però sti cazzi. Comunque, ragazzi, nel prossimo episodio riandremo a casa, prenderemo altre pozioni che ci servono molto, cercheremo tutti i boss, perché io voglio aprire quel cavolo di portale e vedere cosa c'è dentro. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. La serie si sta facendo, a mio parere, più interessante del normale, perché stiamo trovando veramente cose inaspettate nella Twilight, cose che pensavo sinceramente non ci fossero. E quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti.